Tra i grandi della nostra storia non possiamo dimenticare Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Eppure, quanti tra i nostri studenti delle superiori lo studiano o lo conoscono? Noi ne parliamo oggi a Pagine di Cultura. Flavio Magno Aurelio Cassiodoro nasce a Scolacium, l'antica città romana del Bruzio, le cui rovine sono ancora oggi visitabili nell'omonimo parco archeologico in provincia di Catanzaro. Di famiglia patrizia, Cassiodoro diventa un politico di primo piano nell'Italia ormai governata dai barbari goti, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Sotto il governo di Teodorico il Grande occupa gli incarichi di questore, console e magister officiorum, ovvero ministro per la politica interna. Collabora anche con i successori di Teodorico, almeno fino al 540, guadagnando più volte il titolo di prefetto del pretorio per l'Italia. In questi lunghi anni persegue l'obiettivo di un'Italia romano-ostrogota autonoma nei confronti di Costantinopoli ed egemone rispetto agli altri regni occidentali. Interpreta l'ideale di fusione tra romani e goti, tra la civilitas della romanità e la forza guerriera dei nuovi barbari invasori. Secondo Cassiodoro, il regno goto doveva farsi custode della civilitas, garantendo all'Italia giustizia e pace sociale, in accordo con la tradizione imperiale romana. Così ne parla Papa Benedetto XVI. Cassiodoro collaborò generosamente ai livelli più alti della responsabilità politica con i popoli nuovi che avevano attraversato i confini dell'impero e si erano stanziati in Italia. Anche lui fu modello di incontro culturale, di dialogo, di riconciliazione. Le vicende storiche non gli permisero di realizzare i suoi sogni politici e culturali, che miravano a creare una sintesi tra la tradizione romano-cristiana dell'Italia e la nuova cultura gotica. Quelle stesse vicende lo convinsero però della provvidenzialità del movimento monastico che si andava affermando nelle terre cristiane. Decise di appoggiarlo, dedicando adesso tutte le sue ricchezze materiali e le sue forze spirituali. E infatti Cassiodoro, al termine della guerra gotica, si stabilisce in via definitiva in quel vivarium da lui stesso fondato, di cui rimane traccia tra le odierne Squillace e Staletti, sulla costa ionica catanzarese. Prototipo dei centri monastici del Medioevo, nel vivarium Cassiodoro dedica gli ultimi anni della sua vita alla traduzione e alla composizione di opere scritte che fondano tutta l'intera successiva cultura medievale. Dunque, una figura importantissima della nostra storia. Per saperne di più, consigli di lettura. Cassiodoro il Grande di Franco Cardini, un volume nel quale emerge l'esperienza di governo e la saggezza di quest'uomo così poco studiato, nonostante la sua grandezza. Alle prossime pagine di cultura!